Contro i prezzi bassi del grano, CIA, Confagricoltura e Copagri sono scese in piazza. Se le quotazioni non ne torneranno a salire, riconoscendo al frumento Made in Italy il giusto valore, gli agricoltori marchigiani, così come quelli delle altre regioni, sono pronti allo sciopero della semina. Il prezzo del grano, dai 30 euro dell'anno scorso, è sceso in picchiata fino agli attuali 18 al quintale, ben al di sotto dei costi di produzione. Le associazioni di agricoltori hanno così manifestato il proprio dissenso davanti alla prefettura di Ancona, ribadendo la propria contrarietà alla speculazione selvaggia nel settore e all'import di frumento da altri paesi che invece è in costante aumento, senza però gli scrupolosi controlli che vengono effettuati sulla produzione nostrana. La Confederazione Italiana di Agricoltori delle Marche, per voce della sua presidente Mirella Gattari, ha definito intollerabile il fatto che 100 kg di frumento valgono quanto 5 kg di pane. In pratica il valore della materia prima è sceso al minimo storico, ma non quello del prodotto finale, tipo pasta, pane e pizza, che non hanno subito alcuna diminuzione. In pratica l'eccessivo ribasso del prezzo del grano, dimezzato rispetto a un anno fa, è stato causato dalla speculazione selvaggia delle multinazionali. A 18 euro si renda conto che ne costa minimo 30-35. Lei ha appena finito di trebbiare il grano? E non aro, lo sto aspettando perché non si può arare, non si sa che fare, ecco. Il grano non vale niente, i girasoli nemmeno, e un po' tutto, siamo tutti che non si sa che fare. Ecco. Quest'anno c'è stato un improvviso e drastico crollo dei prezzi di cereali, un po' in tutto il comparto dei cereali, soprattutto del grano duro, che ha toccato minimi storici, parliamo di 14, 15, 16 euro al quintale. Questo farà sì che i bilanci delle nostre aziende agricole saranno in rosso, sicuramente, e non riusciremo nemmeno a coprire i costi che sono oltre i 20-25 euro al quintale. Dobbiamo arare e non sappiamo come affrontare le spese dell'aratura e dei lavori in agricoltura praticamente. Lei è presidente di una cooperativa importante che ha sempre lottato per la qualità dei suoi prodotti, adesso diventa difficile anche per voi produrre grano e dare seminativi ai vostri agricoltori? Certamente, se i nostri soci non hanno un risultato economico che può permettere di sopravvivere, di far sopravvivere l'azienda, è sempre un problema. Molti adesso hanno paura persino di arare i terreni dove era piantato il grano. Sì, c'è molta paura perché non ci sono prodotti alternativi. Il grano qui da noi, come avranno detto in molti, è l'attività primaria delle Marche. Se ci viene a mancare un reddito da questo prodotto è veramente un problema. Secondo la CIA, infatti, per il grano si è andata determinando una situazione paradossale che ha visto l'immissione nel mercato di ingenti quantità di grano importato proprio nel periodo della trebbiatura, provocando così il tracollo dei prezzi e aumentando a dismisura il già ampio divario tra costo del frumento e prezzo del pane e della pasta. Ed è qui che entra in gioco la proposta della Confederazione di bloccare l'import per 2 o 3 settimane, così da permettere lo stoccaggio del grano prodotto e svuotare i silos. Tutto questo in attesa che le azioni annunciate dal governo la scorsa settimana trovino attuazione e i prezzi risalgano. Secondo un'indagine condotta dalla CIA delle Marche, emerge che le ultime quotazioni del frumento duro del tipo fine rilevate sulla piazza di Macerata sono state pari a 20,25 euro, mentre ad Ancona la contrattazione è stata pari addirittura a 17,5 euro per lo stesso prodotto. Una delegazione è stata poi ricevuta in prefettura per esporre la delicata situazione in cui versa il settore primario marchigiano, già ampiamente vessato dalla chiusura degli zuccherifici e della produzione di barbabietole avvenuta alcuni anni fa. È assolutamente assurdo pensare di andare a mangiare una pizza al piatto dove ci sono circa 40 grammi di farina e pagarli ipoteticamente con un quintale e mezzo di grano. Questo è qualcosa di pesantissimo. Ma per rendere veramente l'idea, diciamo che il prezzo in 12 mesi è dimezzato. Praticamente che cosa succede? Che l'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, un quintale di grano duro aveva un valore di circa 30 euro. E adesso, attualmente, il valore di un quintale di grano duro è di circa 16 euro.
E nel frattempo le paste, il pane, le varie farine sono diminuite del 50%, no, in alcuni casi addirittura sono anche aumentate di prezzo. Quindi dobbiamo trovare un asse di lavoro preciso dove il valore aggiunto dalla lavorazione del grano venga ben distribuito e si dia il vero valore alla lavorazione italiana, al vero Made in Italy. Mangiare paste con farine che arrivano da oltreoceano, dove è consentito il glifosato poco prima della trebbiatura. Noi siamo i produttori più sani, in assoluto, i nostri prodotti sono i più sani perché sono quelli più sottoposti a più controlli e quindi dobbiamo assolutamente valorizzare il valore del Made in Italy. La regione Marche è piccola, però dal punto di vista cerealicolo è la terza in Italia dopo Puglia e Sicilia. Allora tutto questo peso dimostra che gli agricoltori marchigiani per il 70% vivono di cerealicoltura. Ci siamo presi l'impegno con i vari governi regionali di essere come agricoltori i trascinatori per tirare fuori il paese dall'emergenza e invece che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che queste importazioni selvagge ci portano allo stesso livello di tutte le altre strutture e questo non deve avvenire perché l'agricoltura è il baluardo di tutto il sistema. Come mai questo dimezzamento? Che cosa sta succedendo al mercato? Sembra quasi la borsa ai tempi del 29, cioè c'è stato proprio un calo netto, immediato. Ma perché non è la contrattazione vera, è solo una speculazione ad opera di grandi gruppi, spesso finanziari, nemmeno gli industriali che producono pasta o pane, ma semplicemente il grano viene utilizzato ormai come commodities di scambio economico, quindi giocano sulla borsa con i prodotti che sostanzialmente noi produciamo e noi siamo ostaggio di finanzieri piuttosto che industriali. Hanno rovinato le banche, non vogliamo che rovinino anche l'agricoltura marchigiana. Sindaco, lei ha rappresentato i comuni che ovviamente sentono la loro difficoltà, ma anche quella di agricoltori che hanno sempre difeso il territorio, in parte modo una città che punta sul tartufo, punta sull'enogastronomia, sulle eccellenze che la contraddistinguono dal resto, oltre a quelle culturali come i bronzi. Una richiesta forte quest'oggi è quello di tutelare i nostri produttori. La risposta del governo? Le risposte del governo tardano ad arrivare, così come quelle dell'Unione Europea che sembrano più risposte volte a distruggere il mondo dell'agricoltura. È già stato distrutto il mondo del commercio e dell'artigianato, ora si tenta di distruggere anche con una concorrenza sleale il mondo dell'agricoltura italiana. Vanno tutelati al più presto, per cui diciamo no alle importazioni di grano sulla cui qualità abbiamo forti dubbi, che addirittura arriva dal Canada. Diciamo sì all'istituzione di un tavolo di trattativa per la tutela del vero Made in Italy fatto da agricoltori, dai rappresentanti dei pastai e dalle istituzioni e diciamo sì al vero Made in Italy. Non facciamoci distruggere da un'Europa che ha tutto l'interesse di distruggere le categorie italiane, agricoltori e la piccolissima impresa per lasciare spazio alle grandi multinazionali e ai finanzieri.